Bentornati ai nostri smart webinar di Decorlab. Oggi siamo di nuovo qui con Agnese di CVS. Ciao Aurora. Iniziamo un percorso di racconto di quello che è le novità nel mondo digitale, novità che sono state sviluppate, implementate, riprese durante questa forzata chiusura che però ci ha riportato vicino agli strumenti del digitale. In questo appuntamento con Agnese proviamo a parlare nello specifico di Livion, che adesso Agnese poi ci spiegherà di che cosa si tratta e come funziona, e in particolare di un'applicazione che è una di quelle più interessanti e anche quella nel mondo del retail. Quindi di che cosa può fare, fa e farà sempre di più Livion per tutto l'ambiente del retail. Ciao Agnese. Ciao Aurora e grazie per questo nuovo invito per fare due chiacchiere con voi e appunto con tutto il vostro network di progettisti. Quello che volevamo un po' raccontare oggi era condividere appunto tutte le tecnologie di intelligenza artificiale e di analisi dei dati in un contesto anche nuovo, quello del retail. Quindi in questo periodo, proprio come dicevi tu, Aurora, di fatto grande cambiamento per il mondo museale, ma anche per quello del retail, che si è trovato davvero a dover affrontare la gestione di un periodo di chiusura, ma poi anche, e forse ancora di più sfidante, la riapertura e la comprensione anche di come, da un lato, rendere sicuri gli spazi, ma dall'altro anche preservare tutto quello che è il piacere del recarsi in negozio, il piacere di scoprire i prodotti e di apprezzare i prodotti e anche un po' approfondirli all'interno dello spazio fisico. Quindi ecco, ci sono diversi ambiti di applicazione delle nostre tecnologie, in particolare, come hai introdotto tu, di quella che è la nostra piattaforma Livion, che è proprio una piattaforma che era nata come piattaforma per il digital signage, quindi per la gestione dei contenuti multimediali all'interno degli allestimenti. Quindi abbiamo raccontato gli allestimenti multimediali, gli allestimenti fieristici, e che adesso appunto va sempre più a espandere attraverso nuove tecnologie tutto il processo di fruizione degli ambienti, tra cui appunto gli ambienti del retail. I due contesti in cui proprio in questi, diciamo già in realtà negli ultimi anni, con alcune specifiche esperienze nell'ambito del retail, ma ancora di più in questi mesi, stiamo sviluppando questo tipo di progettualità, diciamo in un paio di contesti di retail con delle caratteristiche molto specifiche. Uno è il contesto, diciamo, della boutique. Ad esempio della fashion boutique o della luxury boutique, quindi un contesto retail in cui è molto importante il brand, l'esperienza del brand, e quindi riuscire a fare in modo che l'esperienza che questi brand retail hanno incentivato in questo periodo rispetto a un acquisto online possa in qualche modo ritornare a fruire anche lo spazio fisico, ad interagire con lo spazio fisico e anche a ritornare a scoprire il prodotto. Quindi, come le tecnologie, in particolare le tecnologie di Livion, possono rispondere a queste esigenze? Attraverso appunto quello che è un progetto che noi chiamiamo di Phygital Commerce, in cui la piattaforma Livion davvero consente di accompagnare il visitatore, l'acquirente, dalla fruizione del contenuto alla vetrina fino all'acquisto. Quello che ci possiamo immaginare, appunto, alcuni progetti su cui stiamo lavorando, è il contesto di una fashion boutique all'interno di magari di una zona pedonale, comunque di una zona in cui c'è un grande afflusso, ma dall'altra parte magari anche molta concorrenza di altri brand vicini, che va a catturare l'attenzione del passante grazie a una tecnologia che consente di gestire negli schermi della vetrina delle playlist dinamiche e personalizzate. Questo attraverso la tecnologia della face recognition, quindi un riconoscimento facciale totalmente anonimo che riesce a riconoscere le caratteristiche di età e di genere del passante. Quindi ci possiamo immaginare una boutique che vende prodotti da uomo e da donna, che nel momento in cui riconosce che di fronte passa un pubblico femminile,
fa visualizzare appunto contenuti da donna e magari ovviamente con un'experience ingaggiante, quindi con magari delle call to action che vanno ad agganciare il pubblico, il passante in vetrina e favoriscono il drive to store, quindi accompagnano e incentivano il passante a entrare nel negozio. Quindi questa è la prima fase, diciamo, dell'esperienza di avvicinamento del visitatore rispetto allo spazio del retail e dello store, ecco. Una volta che la persona è all'interno, ad esempio, della boutique. Di nuovo, naturalmente, anche nello spazio della boutique possono essere utilizzate sempre queste stesse tecnologie anche per monitorare quanto tempo il visitatore si sofferma davanti a uno schermo e questi naturalmente sono dei dati di marketing particolarmente interessanti che poi possono servire appunto poi per fare anche delle analisi strategiche sui prodotti o sul posizionamento di determinati prodotti. Quindi questa è la prima fase che abbiamo verificato essere molto di interesse per chi appunto gestisce il marketing e lo spazio del retail, perché consente di aumentare il drive to store e analizzare i dati di accesso in modo molto dettagliato. La seconda parte di questa tecnologia e della piattaforma Livion è quella che invece consente di aumentare l'ingaggio e addirittura di creare delle opportunità di lead generation all'interno dello store. Come avviene questo? Semplicemente avviene attraverso una tecnologia appunto da noi sviluppata che consente di trasformare il dispositivo personale del visitatore, quindi lo smartphone che tutti noi abbiamo in tasca, in un controller che consente di interagire con i contenuti presenti negli schermi multimediali dello store. Questo naturalmente può essere applicato in tantissimi contesti. In questo specifico periodo, naturalmente, è di alto interesse per tutti coloro che gestiscono degli schermi in spazi pubblici perché è il vero sostituto delle tecnologie touch, che in questo momento naturalmente sono molto problematiche da utilizzare. Ad esempio, uno scenario di applicazione di questa tecnologia che ci possiamo immaginare è quello dello sportello ATM nel quale vado a necessariamente interagire con lo schermo per digitare ed interagire con il servizio che può essere, grazie a questa tecnologia, totalmente sostituito con l'interazione dal dispositivo personale, quindi garantendo appunto il fatto che non debba essere effettuato un contatto tra la persona e lo schermo. Quindi questo come potenzialità della tecnologia. Come si può utilizzare però all'interno appunto dello scenario che stavamo un po' raccontando, quindi della fashion boutique, per creare un maggior ingaggio e per aumentare appunto la brand experience e l'interazione col prodotto. Quindi ci possiamo immaginare che io all'interno di un negozio di accessori, ma anche un negozio di abbigliamento, quello che posso fare è vedere un prodotto, poi voler esplorare magari anche altri tipi di caratteristiche di quel prodotto, quindi magari all'interno, grazie allo schermo, posso vedere tutti i colori in cui è disponibile quel prodotto o anche vari tessuti, perché magari nella boutique stessa c'è un esempio di quel prodotto che però potenzialmente, appunto, in molti casi nel retail si possono avere anche versioni customizzabili, quindi possiamo anche immaginarci una sorta di configuratore all'interno dello schermo. Questo configuratore, di nuovo, che come dicevo, si può controllare dallo smartphone personale a partire appunto da un'interazione che viene molto semplicemente inquadrando col proprio smartphone il QR code che io vedo nello schermo. Quindi comincia questa interazione, cominciano a questo punto diversi tipi di modalità di ingaggio che in questo caso noi possiamo davvero customizzare in funzione delle specifiche esigenze del singolo retailer, per poi andare appunto a inserire anche dei meccanismi, come dicevo prima, di lead generation. Quindi possiamo immaginare che la persona è interessata al prodotto, ne vede varie versioni, scopre come può essere customizzato, scopre magari anche il prezzo e da quel prezzo magari cerca di capire se ci sono delle opportunità anche di scontistiche, offerte speciali. E uno scenario di nuovo possibile è quello che il retailer proponga una scontistica esclusiva
per la persona che si è recata in quel momento e ha interagito nel contesto fisico. Ed è questo uno degli incentivi che abilita appunto, ad esempio, la lead generation. Quindi la persona, dopo aver interagito col prodotto, può richiedere di andare a ricevere sconti esclusivi facendo naturalmente un login che consente di acquisire il dato del visitatore. A quel punto, naturalmente, il retailer ha agganciato il visitatore a partire dallo store fisico, e questa è la grande novità, no, rispetto alle varie strategie di omnicanalità, tutta legata al digitale e non più alla classica, diciamo, tessera fedeltà, che è il classico strumento di loyalty, e avendo agganciato il lead, il consumatore, può andare poi a riproporre offerte personalizzate per fidelizzarlo ulteriormente e riportarlo in negozio magari in momenti successivi, naturalmente andando a fare sempre leva su quello che sono le scontistiche, diciamo un po' dedicate a chi appunto è entrato nel negozio attraverso questa modalità di ingaggio. Il secondo accesso nel negozio diventa un accesso di un visitatore che non è un visitatore anonimo, è già un visitatore che è conosciuto dal brand e ovviamente anche dal commesso, che all'interno, nel momento in cui il visitatore si reca nuovamente in negozio, attraverso magari il contenuto ricevuto di vantaggio esclusivo, può mostrare ad esempio un QR code al commesso, il quale riconosce la persona e ovviamente l'accompagna in modo molto più caldo rispetto all'esplorazione dei vari prodotti, l'acquisto e magari il suggerimento di anche contenuti personalizzati. E questo, ad esempio, è una modalità di fruizione che noi stiamo anche costruendo pensandola proprio come possibilità anche di andare a integrare queste tecnologie con tutti quei servizi più legati al clienteling, che consentono appunto al commesso di avere informazioni aggiuntive sull'acquirente e quindi di andare ad avere anche una vendita più efficace. Quindi questo è uno degli scenari potenziali di questa tecnologia, di questa piattaforma, che di nuovo è una tecnologia che ha tante potenzialità, ma soprattutto è sufficientemente flessibile per andare a essere customizzata rispetto alle esigenze del brand. Il vero obiettivo è fare in modo che attraverso questo flusso di visite, il contenuto che io poi devo andare a valorizzare è la brand experience e il prodotto. Grazie mille Agnese, alla prossima, grazie a CVS. Grazie a te, Aurora, alla prossima. Alla Ciao prossima. ciao.